E di nuovo emergenza al cimitero di Colle Madonna a Pescara. I loculi disponibili sono pochi e l'assessore Carota si è azionata con una delibera poi approvata in giunta per cercare di risolvere questa vera e propria situazione drammatica. Una situazione che sembra essere allarmante in base a fonti del comune. Attualmente ci vogliono almeno 15-20 giorni per poter procedere alle tumulazioni delle salme che si trovano nella camera mortuaria. La delibera approvata qualche giorno fa in giunta viene fuori da un'esigenza che ormai si manifesta da più tempo, e cioè quella che al cimitero di Colle Madonna non è più di fatto possibile provvedere a nuove tumulazioni se i loculi non sono già stati assegnati ai titolari, e quindi viene fuori anche dall'esigenza dei cittadini, che lamentano il fatto che a Pescara si possono fare delle nuove tumulazioni solo al cimitero di San Silvestro e non a quello di Colle Madonna. Potrebbero essere realizzati solo alcuni loculi che non risolverebbero la situazione. E quindi proprio per questo abbiamo deciso di dare una direttiva ai servizi cimiteriali affinché sia possibile, in base a quelle che sono le normative vigenti, di poter recuperare dei loculi da mettere a disposizione della cittadinanza. Recuperare dei loculi che cosa vuol dire in pratica? Vuol dire far riferimento a una normativa, al regolamento della polizia mortuaria del 1975, che è stato poi revisionato nel 90, ma che consente di poter revocare le concessioni ultra 99ennali, come veniva fatto prima dell'entrata in vigore di questa normativa, e quindi poter revocare queste concessioni per recuperare questi loculi e metterli a disposizione della cittadinanza. L'assessore Carota aggiunge: non vogliamo allarmare la popolazione, ci sarà un tempo adeguato che consentirà agli uffici di rintracciare i titolari delle concessioni per dar loro la possibilità di procedere all'estumulazione e alla riduzione in resti. Sappiamo che la pietas dei defunti è un argomento molto importante e molto delicato, però comunque dobbiamo far fronte a quelle che sono le esigenze attuali.